Buon giovedì, ben ritrovati. L'appuntamento è il numero 15 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo che sta correndo tanto in tantissime parti del mondo. Ovviamente tutto in proiezione, campionati nazionali ma non solo. Ovviamente lo sguardo lungo è al Tour de France che parte il fine giugno, il 26. È chiaro che i big, sia al Giro di Svizzera ma non solo, guardano all'appuntamento francese con un occhio particolare. Faremo un recap di tutto quello che sta succedendo in questi giorni, che è successo nei giorni precedenti, ma anche nel Giro d'Italia Under 23, che fino a questo momento vede il dominio Colpack con un talento di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, ovvero Juan Ayuso. Lo faremo con voi qualora lo vogliate al 392-623-7060, sia WhatsApp che SMS, come volete, oppure potete commentare le nostre dirette Facebook, che tra poco vedremo. Eccole qua le due pagine, sia di TV6 che di Velo. Potete anche lasciare un commento e io magari sono lì che provo a controllare i vostri messaggi e provo a girarli ai nostri ospiti, che saluto e che ringrazio, ovviamente partendo come di consueto dal... Caspita, ho detto dal, mi stava venendo parole di casa, quindi adesso devo inventarmi qualcosa per non dirlo. Dall'ideatore della trasmissione, Luciano Abbottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buonasera a te, buonasera, lo ritroviamo dopo le fatiche, non in bicicletta, le facevo una volta, ma le fatiche sono comunque del Giro d'Italia, Alessandro Spezialetti. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente con te parleremo dell'avventura Androni alla Corsa Rosa e poi in collegamento ovviamente ritrovo con piacere Riccardo Pagherini. Ciao Riccardo. Reduce da... C'ho l'occhio lungo. C'hai l'occhio lungo? Hai detto che bisogna avere l'occhio lungo. Certo, lungo per guardare almeno fino a fine giugno, perché il 26 parte il Tour de France. Poi ti chiedo se alla fine, oggi avete commentato te e Luca Gregorio la vittoria di Carapaz, che è uno di quelli che guarda al Tour de France con particolare interesse, prima vera tappa di montagna che poi ha rivoluzionato la classifica. Alaphilippe penalizzato, Carapaz in maglia di leader, la mucca non so se l'hai trovata, ce lo dici dopo, dopo la pubblicità. Tra poco inizia però numero 15. Thank you.
Liquor. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Ecomob Expo Village 2021. Tre giorni di Expo nella suggestiva cornice del Marina di Pescara. Test drive di e-bike, scooter e auto elettriche. Turismo attivo. Cicloturismo. Convegni e meeting sui principali argomenti dell'Expo. Ecomob Expo. Fai un pieno di cultura ecosostenibile. Di nuovo insieme, ben ritrovati con questo appuntamento numero 15 di Velo. Come detto, abbiamo fatto un po' un riassunto di quelli che saranno i temi di questa sera. Ovviamente il Giro di Svizzera, il Delfinato con la vittoria di Richie Porte, il Tour de Suisse, come detto, che oggi ha visto il successo di Carapaz, ma non solo, sta correndo in Belgio, il successo di Evenepoel alla cronometro, che un po' si è ripreso dal Giro d'Italia così così per il fuoriclasse belga. A proposito di Giro d'Italia, con te Alessandro, torniamo qualche passo indietro per analizzare quello che è stato il vostro Giro d'Italia, certamente all'attacco, ma è evidente che una squadra professional come l'Androni Sidermec non poteva che fare quel tipo, interpretare la corsa in quel modo. Pellò è stato protagonista, è stato riconosciuto il premio combattività, sempre quasi in fuga. Ravanelli, per i chilometri di fuga, eh? Esatto, per i chilometri in fuga. Ravanelli, Cepeda, Tonno Ponomar, come dice Riccardo in, durante, questo è un bel corridore, durante le sue telecroniche. innanzitutto facci un bilancio, se dovessi mettere una pagella, visto che oggi è anche tempo di chiusura delle scuole, allora diamo la pagella al vostro Giro d'Italia. Il professor Alessandro Spezialetti, che voto mette sul compito in classe? Il nostro capo, nonché team manager Gianni Savio, amico di Riccardo, dato alla squadra un 6,5, 7. Io mi attengo sul 6, 6,5, dico la sincera verità. Perché è mancata la tappa? Perché è mancata, ma non dico proprio la tappa, perché sai, non è facile... È mancato Cepeda, un corridore con il quale noi puntevamo veramente tanto. Dopo a fare un po' di classifica con Cepeda. Ma non proprio classifica, perché lui a cronometro non va tanto. Però le tappe in salita, visto che al Giro del Trentino, ex Trentino, Tour des Alpes andava veramente forte, ce lo siamo ritrovati al giro, complice il meteo, pioggia e quant'altro. Poi è arrivata anche una tendinite verso metà giro e alla fine le ultime due tappe non è riuscito a partire, era veramente messo male. Da lì è mancato lui e quindi in salita abbiamo perso un po'. Per il resto penso che abbiamo fatto tutto il possibile sia con Pellò che con Sepulveda,
Ponomar, Ravanelli e gli altri, quindi do la sufficienza. È mancato un pelo Tesfacion anche, che noi anche lui ci si aspettava qualcosina in più, però per me sulla carta quello che è mancato veramente è stato Cepeda. Ecco, hai detto chi probabilmente è mancato, invece posso chiederti, forse in parte hai un po' risposto prima quando parlavamo di Ponomar, posso chiederti invece il corridore da cui magari non ti aspettavi un grandissimo Giro d'Italia, che magari strada facendo ti ha stupito? Ma non mi ha stupito della mia squadra, dei ragazzi non è che mi hanno stupito più di tanto, Non c'è uno in particolare. Ma non ti hanno stupito perché Andrei... te l'aspettavi? Ma sì, bene o male sono stati tutti alla loro altezza di quelle che erano le proprie possibilità. Ponomar abbiamo capito che è un bel corridore, un corridore sulla quale si può lavorare, e quindi ce lo teniamo ben stretto. Gli abbiamo fatto fare un Giro d'Italia all'età di 18 anni, che non è roba da poco, portato a termine con testa, ha iniziato a capire cosa vuol dire fare veramente il ciclista, e quindi secondo me è un corridore sulla quale si può investire. E invece posso chiederti la sensazione che hai avuto di questo Giro d'Italia, perché ci sono state tappe dure, tappe complicate, particolari come quella di Montalcino, che giro è stato? Vissuto dall'interno. A me personalmente è piaciuto tantissimo, perché è stato un giro, un giorno andava forte un corridore, l'altro giorno prendeva la crisi, tipo un giro vecchio stampo, anni addietro, un bel giro dove si è rivisto parecchio pubblico, e alla fine secondo me l'ha vinto il corridore che conosci bene, è andato più forte di tutti. Ecco, che conosci bene. Senti, hai mai avuto per un attimo, insomma, negli ultimi giorni la sensazione, è sempre stato molto solido Bernal, è uno di quelli che magari non lascia grandissimo spazio ai grandi colpi, però ha dimostrato una solidità. Però c'è stato un momento in cui hai pensato che forse potesse andare un po' in difficoltà? C'è stata una giornata in cui... Ma difficoltà, la difficoltà in una corsa di tre settimane... L'Alpe di Mera si è vista brutta. Però lì si vedono i campioni, lì si vede chi ha veramente la stoffa, chi ha testa, e quindi è riuscito a gestire la situazione. Lui all'inizio, da quello che so un po', aveva un po' di timore sulla carta di Evenepoel, poi una volta fatto fuori il belga, penso che ha gestito con una grande squadra a disposizione, Martinez, che ha fatto numeri da capogiro, quindi è stato bravo a gestire la situazione. Non riesco a capire un po' gli ultimi giorni, ne parlavo con Luciano, questo calo dalla tappa del Giao, gli ultimi 5-6 giorni ha avuto un bel calo, una bella differenza di condizione, quindi adesso ho letto che ha questo benedetto Covid, quindi non so se già all'epoca aveva qualche sintomo, poteva essere qualcosa del genere. Riccardo, vengo da te, poi Luciano passo a te per chiedere che cosa pensi del Giro d'Italia dell'Androni. Noi abbiamo detto, vabbè, Pellò l'avete nominato mille volte perché è stato praticamente sempre al vento, è stato sempre in fuga, anche Ravanelli, però poi c'è questo ragazzo, questo Ponomar, che fa parte un po' di quella che è la filosofia di una squadra come l'Androni, cioè gettare nella mischia anche corridori molto giovani, magari farli fare un Giro d'Italia molto impegnativo e forse anche ad un'età molto tenera, però per assaggiare già quanta stoffa c'è. Ecco, che ti è sembrato? È sembrato che ha tanta stoffa. Spezia ha detto bene, l'hanno messo così alla prova, 18 anni, 18 anni, cioè questo è uno juniores, quindi non è che potevi pretendere molto di più. È venuto bello tondo, da tonno come doveva essere. Certo. Poi piano piano si è sgrossato. La prima volta che è andato in fuga con Pellò, che lo ha aspettato, a un certo punto aveva fatto una sparata da fuori. Io lo seguivo con attenzione,
come Tesfasion, e sono d'accordo sull'analisi che ha fatto Spezialetti, perché Tesfasion mi aspettavo qualcosa di meglio, soprattutto in salita. Se ne parla un gran bene di questo ragazzo, però io credo che abbia da imparare tanto, da imparare le basi, le nozioni del ciclismo, come ad impararle Ponomar. Ponomar, cioè, mi è venuto, scusa, c'è Asdomar, c'è Rio Mar, vabbè, non è venuto così, un supermercato. Tonno, cioè, potrebbe essere un tonno, ma con tutto l'affetto possibile e immaginabile, sai che io scherzo molto anche sui cognomi. Mi è piaciuto perché ho visto delle potenzialità, mi dicono che ha delle grandi potenzialità di crescita, se non sbaglio, insomma, era un po' sovrappeso, quello si vedeva anche a vista, non so se è la verità, c'è Alessandro, magari ce lo può dire. È così? Ma lui è un gran... secondo me ha futuro. Io qualche anno fa mi sono sbilanciato con qualche corridore o qualche nome, e lui adesso non dico che diventerà, però ha stoffa. Certo. Adesso però, Riccardo, mi hai tirato dentro una battuta che io adesso non posso non fare. Torno rigorosamente, pinne gialle come le scarpe di Alessandro Spezialetti, che adesso si vedono e non si vedono, magari nella larga si vedono un po' di più, però eccole qua. Ci sarebbe stato perfetto un primissimo piano, lasciamo perdere. Luciano, il Giro d'Italia dell'Androni, come invece la tua opinione qual è? Ma un giro che secondo me ha rispecchiato un po' il potenziale di una squadra professional. I loro obiettivi soprattutto era di andare in fuga, ma soprattutto anche cercare di finalizzare queste fughe. Io poi, sai, vincere le tappe al giro a volte ci vuole anche un po' di fortuna, non sono riusciti a vincere, però tecnicamente penso che la squadra abbia fatto quello che il team manager abbia richiesto ai ragazzi, quindi io mi sbilancerei anche su un 7 a questa squadra, perché quando parti a una competizione come il Giro e trovi delle grandissime squadre pro tour, è veramente complicato venirne fuori e cercare di trovare gli spazi per poter fare bene. Io ho parlato un po' con la famiglia Ulisse, uno sponsor storico abruzzese che vi sponsorizza, e da questi sponsor penso di aver capito che sono veramente rimasti soddisfatti. Poi il passaggio a Crecchio della tappa al Giro d'Italia ha suscitato molto interesse intorno a questa azienda, in questa tappa. Quindi penso che poi alla fine sì, probabilmente sempre si può fare qualcosa di meglio, però a volte bisogna anche accontentarsi, però ritengo che tutto sommato sia stato un giro più che sufficiente. Alessandro, torno da te, perché tramite un argomento poi saltiamo alla più stretta attualità. Com'era la storia della borraccia durante il Giro d'Italia con Riccardo? Ce la racconti? Com'era? C'è stato un giorno che ero l'ennesima volta in fuga, mi trovo una miriade di messaggi al cellulare e Magrini ha detto: devi prendere il cartellino giallo, Spezia oggi da cartellino giallo. Ma sicuramente, come dice anche il Magro in televisione, purtroppo sono cose che si fanno, ma non sono cose da essere lì a far pagare un'ammenda di 300 franchi svizzeri per 2 secondi in pianura. Poi, sai, io posso capire in vari momenti, ma in momenti come quella tappa che ricordo bene, tutta pianura. Ma io se posso Alessandro, perché sai, il problema mio e di Luca è che tante volte la gente che è a casa capisce Roma per Toma. Quindi il mio discorso era più congeniato, perché ero in perfetta polemica con il collegio di giuria, dalla mattina alla sera, perché vedevi delle cose
assurde. È chiaro che un retropus 7, quello lì in pianura, cosa, lo faccia, cioè io c'avevo il male al braccio qui, cioè, ce l'avrai avuto anche te, cioè, con tutte le, e meno male che non era neanche freddo, l'ho fatto anch'io il direttore sportivo e so quello che è una cosa naturale. Naturale, dai. Allora, siccome a volte si vedono delle ammende, tu le vedevi tutte le sere i comunicati della giuria, no? Cioè. E parte da ancora dalla borraccia del Giro delle Fiandre, cioè voglio dire delle posizioni, dei blocchi delle ammiraglie su uno che magari è caduto o uno che non c'entra nulla. Cioè io queste robe qui purtroppo, per fortuna, le ho vissute e quindi chiaramente ho preso in quel momento lì, c'eri te in primo piano, hai fatto una cosa che viene fatta da tutti, naturale, perché io ho avuto modo di dire, se applicassero il regolamento alla lettera, cioè tutte quelle che sono le nozioni scritte sul regolamento, le corse, specialmente negli incidentati, nelle cadute e tutto il resto, la finiscono a 20, perché se dovesse, non puoi dire di no. È chiaro che le giurie, io ho fatto un Pordoi, voglio dire, il primo Giro d'Italia primo Giro d'Italia nel 1977, a forza i cappellini, allora non c'era caschi, cappellini e borracce, l'ho fatto tutto attaccato, ma se non facevo così venivo a casa. Quindi bisogna anche fare un discorso concertato. Io direi che le norme vanno applicate soprattutto nelle categorie inferiori. Sulle categorie come è il professionismo, bisogna anche darsi, cioè mettersi una mano sul cuore, perché è professionismo, è lavoro, cioè non è che siete lì a fare le calzette. Quindi, insomma, oh, è questa cosa qua? E questa cosa qua è un'altra cagata, una roba devastante, perché lui l'hanno multato perché ha preso i succini, non so, a parte il fatto che la macchina lì non ci doveva stare, ma doveva stare davanti a quello lì che è fuori dal coso. Qui vedi, ora discutono, perché giustamente il regolamento, quando sono 15 corridori, in questo caso erano 9 se non sbaglio, sì, la macchina può andare dietro al corridore, quindi davanti alla macchina della giuria. In quel caso questo fenomeno stava e pretendeva che le operazioni di rifornimento dei corridori dovessero essere fatte dietro a di lui. È chiaro che questa cosa qua fa innervosire anche il corridore e il direttore sportivo, perché cioè siamo nel finale di corsa, deve rimontare quei 30-40 metri, si va a tutta 8 km e 800 lì, metri. Riccardo, esatto. Lì siamo dopo i meno 10, non puoi più. Sì, però c'erano due salite, Alessandro. Il discorso è che molte volte l'ha fatto, sì, anche Schachmann, però, e Schachmann non è stato punito. Oggi, io... Ora, se manda avanti Maurizio le immagini, fra poco, anzi, no, l'ha fatto prima, perché Schachmann c'era prima. Cioè, ma non puoi, è vero, 10 km, ma devi considerare che lui ha alzato la mano quando mancava ancora 10 km, quindi era dentro. Questo qua non l'ha fatto passare, capisci qual è? Cioè, io perché mi incavolo con le giurie? Perché non ci sono i metri di giudizio regolari. Cioè, vai a punire con 20 secondi uno che è lì che lotta per la classifica, 300 o 200 mi sembra franchi svizzeri d'ammenda al corridore, 1000 franchi svizzeri al direttore sportivo. Ora mi devi dire se c'è una logica in tutto questo, cioè tu che fai il direttore sportivo di mestiere, di lavoro, cioè, in più la macchina lì poteva andare avanti, perché essendo un gruppetto che è meno di 15 corridori, quindi questa cosa qua, io pensavo che gli avessero dato la multa perché il rifornimento credevo che fosse solo riferito alle borracce, poi invece no,
Qui c'è la discussione. Stesso discorso del Giro d'Italia, Riccardo. Ti ricordi che l'ultima settimana, le ultime 10 tappe, sì, hanno messo le borracce, le si possono buttare da meno 50. Esatto. Come abbiamo fatto 10 tappe a non buttare la borraccia, riportarla come i bambini alla macchina, perché non abbiamo le borracce, i sacchetti, poi di colpo in meno 50 puoi buttare tutto. Anche lì, anche quella cosa lì, io e Luca l'abbiamo sottolineato più volte, perché se te vuoi dare l'esempio, non è un bel esempio. Non è un bel esempio. Anche cioè, a un certo punto c'è stato il bombardamento delle borracce. Io feci notare la signora che era sotto un palo, che prese la borraccia nel palo e fece la doccia, ma cioè, sembrava il bombardamento delle borracce, ma non è bello neanche da vedere, ma lascia stare come era prima, che noia ti dà. Cioè, ora dice no, ma le borracce sono pericolose perché i corridori le buttano in aria. Io sono d'accordo che se venissero buttate nel bosco possono essere puniti, sarei col massimo della pena, ma quando dai una borraccia al pubblico che è lì, che il 90% li raccolgono tutti, ma non passa niente, cioè vanno a scovarli nei fossi, non arrivano neanche per terra spesso, ma vanno nei fossi, cioè vanno anche dove c'è l'acqua a recuperare le borracce, ci vanno apposta, certo. Sai quante volte mi chiedevano a me durante le tappe dov'era la green zone? Perché naturalmente poi i passionisti, gli appassionati si ingegnavano, cercavano, e io non sapevo indicarli, cercavano la green zone per andare a prendere le borracce. Cioè, quindi che male si fa? Comunque, vabbè. Comunque, diciamo che il problema è un po' di omogeneità, spesso e volentieri. Alla Filippa ha detto che praticamente poi nel post-gara ha detto l'ho presa quasi scientemente, avevo bisogno di bere, quindi era consapevole, ma non si poteva fare altrimenti. Maurizio, mi fa vedere quel messaggio che è arrivato prima, che era per Luciano, perché sembra scritto da me. Grande Rambo, Luciano, la bicicletta va come una bomba, le gambe un po' di meno. Bello. Questo non so chi è, però. Vabbè, non so chi è, comunque gli consiglio di andare da un ortopedico, vedere un po' se ha mal di gambe, se ha problemi di osso. Peraltro, vediamo un po' le immagini del successo di Carapaz di oggi, un successo che è quello di oggi è il 26esimo dell'Ineos, squadra Luciano che in questa prima parte di stagione sta facendo veramente incetta e si propone inevitabilmente come la squadra da battere anche al Tour de France, con una formazione, noi prima un po' la stavamo ipotizzando, che veramente voi settimana scorsa con Van der Velde Riccardo stava dicendo quando correvano loro in Olanda avevano una specie di Brasile del ciclismo, però insomma anche la Ineos non c'è male, eh? Beh, sicuramente innanzitutto mi sono piaciute anche le due bellissime vittorie. Aspetta, lo dico io dopo. No, come hai detto tu, sicuramente questa squadra sta impressionando con questa vittoria di Carapaz, però è una squadra fortissima. Io obiettivamente non vedo l'ora di iniziare a vedere questo Tour de France, perché come tutti sappiamo i due grandi favoriti del Tour sono Pogačar e Roglic, però con una squadra così forte sicuramente una squadra che metterà in grande pressione questi due grandi campioni, quindi anche perché mi piacerebbe anche sentire da Riccardo, secondo te chi sarà il leader della Ineos al Tour de France, perché mi sa che ci sono tantissimi corridori che stanno andando forte e tantissimi corridori di qualità di alta classifica, Richie Porte, Thomas, Carapaz, Gogenhardt che l'anno scorso vinse appunto il Giro d'Italia, e anche al Tour va misurato questo atleta, quindi
e ritengo che sarà veramente un bellissimo Tour de France, perché ci sono appunto questi due grandissimi campioni che partono con dei grandissimi, grandissime motivazioni pure. Però c'è questa Ineos che sta veramente sorprendendo. Secondo me la Ineos e la Bahrain quest'anno sono le due squadre che hanno fatto vedere veramente grande qualità. Chi sarà il capitano, Riccardo? Ma io, guarda, da come l'ho visto pedalare oggi Carapaz, lui è penalizzato per le due cronometro. Sicuramente Geraint Thomas su quelle cronometro è più performante. Qua oggi ha fatto un numero, ma l'ha fatto anche, allora, Chavito Chavez, che è stato ripreso in questo momento, aveva fatto un allungo a 25 km dall'arrivo. Poi è partito Fuglsang, che mi ha impressionato, è stato bravo Fuglsang, perché probabilmente avvertito dall'ammiraglia che stava arrivando Carapaz. È stata una bella tappa, su una salita di sicuro non impegnativa, quella finale, quella che stiamo vedendo in questo momento. Però se ora le immagini ce lo faranno vedere, ha fatto un'azione qua era ancora da solo. Si respira, recupera un po', aspettando appunto Carapaz. L'unico errore che ha fatto, secondo me, Fuglsang è stato quello di allungarci, di fare una volata troppo lunga su un arrivo del genere. Carapaz è stato lucidissimo, è stato bravissimo, perché ha aspettato proprio gli ultimi 20 metri per saltarlo. Però anche Fuglsang è andato bene, quindi anche lui, insomma, non credo che farà la classifica, ormai ci è rimbalzato tante volte, non penso che faccia la classifica al Tour de France. Però per rispondere alla tua domanda, Jacopo, qui ci sono le scaramucce con Schachmann e Alaphilippe, che mi facevano morire dalle risate oggi. Credo che, come sempre, sarà un po' la strada, ma penso che, visto che Porte è ritornato lì, ha vinto il Delfinato, per tradizione lui, insomma, salita va un pochino più forte di Geraint Thomas, il gallese ai favori del pronostico come capitano, perché chiaramente Braceford è del Galles anche lui, quindi insomma un occhio di riguardo ce l'ha sempre avuto per Geraint Thomas. Io credo che saranno loro due i capitani, come da prassi. Ineos va sempre con due capitani, anche quest'anno è vero Bernal nettamente superiore, però avevano anche Sivakov, che se non fosse caduto nella tappa di Cattolica poteva venire buono in un dopo. Poi è la strada che deciderà, credo. Certo è che Carapaz, mi dicono che ha un carattere molto forte, è un capitano, ha vinto un Giro d'Italia anche lui. Guarda qua, stai a vedere cosa fa, non so se l'avete visto. Lo aspetta, Carapaz lo riprende, prova a scattarli subito, e Fuglsang è bravo a prendergli la ruota immediatamente. Sì, Fuglsang aveva forse qui in questo momento, smette quasi di pedalare. E Carapaz, guarda, mette le mani giù basse e poi riparte sulla destra. Qui smette di pedalare, Fuglsang viene un po' sorpreso, però è subito pronto. Perché? Perché aveva risparmiato energie preziose nell'ultimo tratto, e quando secondo me se la meritava Fuglsang per come ha corso, però ha sbagliato, ha fatto un errore in volata che gli è costato la vittoria, perché è partito troppo lungo, e Carapaz è stato lucido, è stato, ecco perché dico Carapaz è un corridore molto molto performante, lo ha dimostrato in quel Giro d'Italia vinto, ha approfittato dei momenti particolari di corsa, un ragazzo intelligente. Alessandro credo che l'abbia visto più volte e lo conosca anche bene, però a me ha impressionato. Era logico dire Carapaz oggi, l'arrivo in salita, però penso che l'unico problema per lui sono quelle due cronometro, insomma, sono quei 60 km a cronometro che favoriscono nettamente Geraint Thomas e anche Richie Porte.
Riccardo, tornando sul Delfinato, quindi la vittoria di Ricci Port, che secondo me è sempre stato un corridore che mi è piaciuto molto, Ricci Port, perché poi è un corridore che io addirittura avevo detto che l'avrebbe vinto un giro, un tour, una... invece però nella storia negli ultimi 10 anni non è riuscito a vincerlo. Dobbiamo aprire una piccola parentesi sul Delfinato, perché ci sono state due pagine un po' amare, sia su Fabio Aru che su Froome, che hanno dato delle sentenze un po' particolarmente dolose per questi due corridori. Tu come hai visto l'uscita in scena di Froome, che probabilmente non andrà nemmeno al Tour de France, ma soprattutto di Fabio Aru, che dal Delfinato ci si aspettava delle prove un po' più convincenti da ecco, questo corridore. La tua domanda la accoppio al messaggio prima di Stefano da Pescara, che saluto e che ringrazio, che chiede: ma Aru potrà tornare quello che era un tempo? Allora accoppio la domanda tua, Luciano, al messaggio che è arrivato. Ma sono corridori che hanno fatto, qui intanto vediamo Paduna che ha fatto due numeri uno dietro l'altro fenomenali. E ha ringraziato nostro Signore, perché questa è la cosa bella di questo personaggio. Bahrain, sono d'accordo su quello che dicevi prima, Luciano, che Bahrain Victorious e Ineos sono state le due squadre, diciamo, sopra le righe, perché comunque abituati a vedere sempre De Koenig e Quickstep là davanti, quest'anno Ineos è avanti a tutte. Ritornando al discorso amaro di Froome e di Aru, io li rispetto perché rispetto i corridori, però quando io facevo un lavoro come tutti, insomma, dovevo rendere conto poi ai numeri, e i numeri sono quelli amari, di sconfitta, perché inutile, Froome sì, bene, migliorato, però si staccava da 50-60 corridori, uno come Froome impossibile. Aru ha fatto un paio di tappe un pochino meglio, ma non sono quelle le prestazioni del campione. E campione, anche se non sei al top, sei lì, insomma, non è... Il problema, Luciano, e Alessandro è qui, insomma, è in studio e mi fa piacere confrontare anche che il ciclismo è cambiato in una maniera pazzesca. Oggi se non sei al top 100%, ma top, non ci rimani lì, perché vedi, quando ci sono le accelerate rimangono 15-20 corridori, fine delle trasmissioni, poi dopo fra quei 15-20 corridori ci sono quelli che hanno la marcia in più, e sono quei 4, 5, 6 corridori che fanno la differenza. Ma se vedi com'è l'andatura, è un po' anche come prima te lo diceva Alessandro, è un po' un ciclismo vecchio stampo come dinamica della corsa, però vanno più forte. Perché? Vanno più forte per i rapporti, per le biciclette, per i materiali, per l'alimentazione, per mille e più fattori, ma il ciclismo è cambiato. A me piace molto, perché vedo che veramente i corridori fanno delle robe esagerate, ma poi i sacrifici che fanno. Aru è stato in ritiro, è stato al Teide per un so quanto tempo, un mese, lontano dalla famiglia e tutto, però se poi i risultati sono questi è un problema, cioè è un problema per lui chiaramente. A me dispiace, perché sai quanti messaggi arrivano anche a noi come stasera, che fa, che non fa, cosa farà. Froome un po' meno, anche perché ragazzi, Froome ha preso una legnata quando è cascato al Delfinato, che è dura riprendersi da quelle botte. Come no. Quindi vedi, si riprende Evenepoel, perché comunque in Belgio non c'è nessuno, oggi ha stradominato la cronometro, è arrivato secondo Lampard, che è il suo compagno di squadra, ha fatto 56 all'ora di media, ha recuperato un po', però Alessandro, che lo ha visto bene,
era il Giro d'Italia, non mi sembrava il corridore sicuro. Che è stato in grado di dimostrare fino a questo momento. Ma perché, ragazzi, è cascato da 9 metri da un ponte, cioè, e non è 20 anni fa, è Ferragosto quindi, dell'anno scorso. Poi, oltretutto, diceva bene prima la Ineos, io c'avevo i miei informatori dentro, la tappa di Montalcino lo hanno attaccato perché sapevano delle sue difficoltà, che si erano accorti in gruppo che non era così brillantissimo nella guida della bicicletta. Giusto, Alessandro? Giustissimo. Giustissimo. Peraltro, insomma, le difficoltà che io ricordo, in Giro d'Italia qualche anno fa, ti ricorderai, Luciano, alla discesa di San Silvestro, ti ricordi Bradley Wiggins, che praticamente andava come me? Cadde tre volte. Andava come me. Cosa volevi aggiungere su questo discorso? No, effettivamente su Evenepoel, che è ritornato alla vittoria, era piacevole far intervenire Alessandro Spesialetti, che lo ha vissuto da vicino, questo atleta al Giro d'Italia. Non ha brillato come era nel pronostico, però ritornare oggi alla vittoria dà quel significato a questo grande atleta che c'è. Che cosa si è detto su questo corridore durante il giro e come l'hai visto effettivamente? Ma cosa si è detto? Tutti si aspettavano, come sempre, Evenepoel davanti a battagliare a destra e a sinistra. Però c'è da dire anche che questo ragazzo arriva da 9 mesi di stop, ragazzo di 20 anni, tornare come prima gara a un Giro d'Italia, essere lì, cercare di essere lì davanti. Secondo me gli è mancato anche un po' di condizione, un po' di ritmo. Da adesso in poi sicuramente pian piano tornerà sui suoi livelli, anche se, come diceva Riccardo poco fa, discorso che in Belgio ci sono pochi corridori che vanno veramente forte, però alla fin fine è arrivato sempre una vittoria che sicuramente gli darà di nuovo morale. Da lì in poi Alessandro, io parlavo a cronometro, Vertari, cioè lui a cronometro non ci dimentichiamo, cioè è un fenomeno, quindi sì, certo. Per questo gli fa bene al Belgio, gli fa bene quello che aveva fatto al Giro d'Italia, cioè la messa a punto in una corsa importante come il Giro d'Italia gli torna ora bene, comodo al Giro del Belgio. E ieri, per esempio, insomma, poteva vincere anche ieri, non l'ha fatto, ha fatto bene, ma è la dimostrazione che qualcosa, l'ho già detto, io l'ho detto anche in diretta, De Koenig e Quickstep hanno sbagliato, qualcosa avranno sbagliato, perché non si può pretendere dopo 9 mesi un ragazzo giustamente giovane così, buttarlo nella mischia al Giro d'Italia, fargli fare un paio di corse piccole, c'erano. Riccardo, scusami un attimo, questo è un ragionamento che è semplicemente nella logica, ma secondo te come mai lì all'interno della squadra non hanno intrapreso questa direzione che noi diciamo che è nella logica? Perché c'era anche un tempo tecnico e c'era anche delle corse adatte a lui per d'antipasto al Giro d'Italia per questo corridore, ma secondo te perché hanno fatto questo errore tecnico? Posso bloccarti la risposta, Riccardo, perché sono 6 minuti e mezzo fuori dalla pubblicità. No, ci fermiamo? Dai, non è possibile. Ma come? Sì. Si parlava così. 6 minuti e 34 secondi. 6 minuti e 34 secondi, Maurizio mi sta per uccidere. Ci fermiamo per la pubblicità, tieniti la risposta, eh? A tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31.
Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo, ero in credito con, anzi in debito con Riccardo della risposta sulla tattica De Keuning Quick Step, però prima devo svelare un piccolo retroscena. Tu, prima ti ho interrotto, perché? Perché dovete sapere che lui è un grandissimo fan di Van der Poel. Io ammetto che a lunedì non ho seguito e a un certo punto mi arriva al 18.39 un messaggio, chat privata: sai chi ha vinto il Giro di Svizzera? Vado su, cerco Van der Poel. Giorno dopo, in macchina, arriva altro messaggio: e oggi al Giro di Svizzera chi ha vinto? Ancora Van der Poel. Praticamente lui si segna all'alert, quando vince Van der Poel mi manda il messaggio, gli parte proprio il messaggio diretto e immediato. Comunque, va bene. Lo sai cos'è, Riccardo? Questi fanno 2 mesi di riposo, tornano alle corse e vincono. Noi, se facevamo 2 mesi di riposo noi, ci voleva 6 mesi per trovare un po' di gamba. No, ma è vero, ma te l'ho detto prima, Luciano. Riccardo, vedi anche Pogačar.
ha fatto due mesi lontano dalle corse, ritorna, prima tappa allo Slovenia e vince la tappa, cioè questi sono... Ma non vanno al mare, Luciano, 3 km. Il problema è quello, no. Che non vanno al mare, noi si andava al mare, capito? Ah, ecco qual è la differenza. Riccardo, rapidissimamente sulla tattica dei Gaming, perché chiaramente ti devo fare ancora rispondere, ti avevo interrotto prima della pubblicità. No, ma io credo che loro si siano fidati soprattutto dei dati che avevano nei vari ritiri, perché... Allora, mi risulta che Evenepoel è un metodico, uno molto attento, molto preciso, a differenza un po' di Pogacar, perché Pogacar è più naturale, è più, diciamo così, non semplice, è più tranquillo su certe cose, non è che sta lì a guardare se deve mangiare una pizza o meno, la mangia, tanto per fare un esempio, no? Evenepoel mi dicono che è molto molto preciso. I dati che avevano in possesso loro erano dati confortanti, probabilmente loro si sono fidati più sui dati che avevano e non ritenevano, credo, di interpretare, non ho parlato con nessuno su questa cosa, anche perché sicuramente a loro gli giravano le scatole, come prima diceva Alessandro. Noi tutti pensavamo alla rivelazione di questo Giro d'Italia che poteva essere Cepeda, e poi Cepeda alla fine non ha reso per quello che doveva rendere, che tutti ci aspettavamo, loro soprattutto. Sai, i corridori a volte non è così, non sono macchine, quindi a volte ci fai affidamento, a volte no. Io mi ricordo, Luciano, ti ricordi quando avevamo anche noi le preparazioni, avevamo Ferretto, io andai a fare un test e noi si misurava la soglia un po' empiricamente, si faceva sulla pista. Ora, oggi hanno dei materiali che sono nettamente migliorati rispetto a quello che avevamo noi. Però mi ricordo, io andai a fare a Varese e Ferretto mi diceva: ah, andiamo al cinema stasera. Ma io ero abituato ad andare a letto alle 10:30, l'11, e poi si tornava a mezzanotte. Ma dice: l'importante è che tu ti alleni. Si fa il test, io avevo 47,6 di velocità di soglia, e lui mi disse: è la velocità di Francesco Moser prima del record dell'ora, prima degli allenamenti per il record dell'ora. Io gasatissimo. Poi siamo andati al Giro di Toscana e ho preso le stese da Bontempi in salita, che insomma normalmente Bontempi lo sta, cioè andava un pochino più forte di lui. Quindi io detti la colpa, sai a cosa? Al cappuccino con la brioche, che invece di prenderne una ne zuppai due. Cioè andavi a cercare le cose così. Quindi è completamente cambiato, però a volte si fa affidamento, ognuno di noi siamo di un ciclismo un po' antico, Spezia no, un pochino più moderno di noi, però facevi una salita, non cronometravi, ma andavi a sensazione, se su quella salita ci spingevi 53 dicevi: cavolo, sto bene, e andava alle corse. Ma noi correvamo molto di più, quindi con la corsa si aumentavano le capacità, la forma. Questi se non corrono, si allenano come de matti, e cioè Alessandro Elite lo può dire, credo che sia così anche per loro. Anche perché, Riccardo, io gli volevo girare ad Alessandro, oltre alla tua considerazione, tra poco andiamo con un altro collegamento, una domanda che è arrivata da casa, e cioè ci chiedono: è meglio, quindi accoppialo con il ragionamento di Riccardo, è meglio per i ciclisti attuali fare ritiri in altura oppure corse di una settimana di avvicinamento? Perché ci hanno scritto, per esempio, il nostro Giulio è stato in altura, però poi l'ultima parte di Giro d'Italia era un po' in flessione. Ecco, se tu dovessi dare una risposta. Io personalmente mi posso basare su me stesso da ex ciclista e su quello che facciamo noi con i nostri corridori. Io bene o male, quando andavo in altura, non ero molto contento di appena si tornava giù. Non ho mai visto tutti questi benefici, se non quando si andava veramente in altura a Toluca, che si restava sempre sull'altopiano sopra i 2200-2300 metri, quindi era tutta un'altra storia. Che adesso bisogna andare a Livigno per fare altura e quant'altro,
Sì, va bene nel periodo estivo, però personalmente non lo ritengo una cosa così necessaria. No, parlo... Probabilmente non è di preparazione l'altura, ma probabilmente è più da recupero. Più da recupero, secondo me, che non da preparazione a una grande corsa a tappe di 3 settimane o 1 settimana. Avendo fatto vari tipi di altura, io sono rimasto molto... molto meravigliato da quando si andava i primi anni da professionista a Toluca, in un posto del Messi, e si restava sempre sull'altopiano sopra i 2200-2300 metri. Quindi bene o male la mia cosa è questa, non dico che sia controproducente, però io lo vedo come un recupero di vari giorni di allenamento, di intensi di allenamento. Però io personalmente preferivo correre quasi sempre. Peraltro Roglic ha cambiato totalmente, perché proprio in virtù del fatto che magari la terza settimana, e insomma il Tour de France l'anno scorso potrebbe ricordargli qualcosa, nella terza settimana può andare un po' in difficoltà, ha deciso proprio di non fare nulla. Ma io non ti... personalmente è non... un estremo, è l'estremo opposto? Cioè, questo ti chiedo. Ma secondo me sì, io posso capire tutto, però sai, uno la condizione con le gare la trovi, la prendi e quant'altro. Con gli allenamenti secondo me è difficile. Sì che lui è un fenomeno, un campione, però secondo me correre un po' non gli farebbe male, però alla fine i risultati alla fine del Tour de France si vedranno. Oh, visto che tra poco andremo da Antonio Bevilacqua, che è entrato un attimo in stanza ed è uscito, forse ha ricevuto una telefonata, quindi tra poco lo riavremo. Allora, dire, visto che avete parlato di preparazione, siccome questa sera la rubrica del nostro Manuel di Labio parla di alimentazione, carboidrati, ah no, ce l'abbiamo, eccolo qua. È arrivato. Ah, ecco, ciao Antonio. Buonasera a tutti, buonasera. Eccolo. Comunque, intanto abbiamo anticipato quello che sarà il tema. Tema carboidrati, che a molti piacciono, ma evidentemente con la bicicletta forse mal si sposano, ma ce lo dirà più tardi nella rubrica Moreno di Labio e la nutrizionista la dottoressa Leva. Antonio, vero protagonista con il team Colpack Balan di questo Giro d'Italia Under 23, oggi quarta vittoria italiana con Ciuccarelli, ma il vostro Ayuso è il vero dominatore, questo ragazzo di cui si parlava un gran bene, che avevamo detto già la vigilia del Giro d'Italia Under 23, attenzione perché Ayuso è forte, e infatti è forte, e peraltro insomma il suo passaggio al professionismo è praticamente dietro l'angolo. Che Giro d'Italia Under 23 intanto state vivendo, immagino con grande entusiasmo, Antonio? Guarda, è un entusiasmo fortissimo e stiamo vivendo un momento veramente fantastico, perché anche tutta la squadra sta andando veramente forte, sono motivati, poi cioè aver la maglia e tutta la squadra si è trasformata. E anche oggi abbiamo avuto un po' di problemi con una fuga che era via, però l'abbiamo gestita nei migliori dei modi, tutti si sono sacrificati e siamo riusciti tranquillamente a mantenere la maglia. Poi con un corridore così, che è veramente un fenomeno, in salita al momento abbiamo avuto pochi problemi. Ciao Antonio, complimenti per il vostro giro. Ti volevo fare una domanda. Ho visto qualche tappa così di questo giro, che mi sembra anche un percorso molto interessante per misurare anche la capacità di certi atleti. Ma questo Ayuso, secondo te, che tu conosci benissimo naturalmente, a chi lo possiamo paragonare al ciclismo professionistico? A un Pogacar, fisicamente, come pedala, anche perché ce lo ritroveremo fra qualche mese nel mondo dei professionisti. A chi lo assomiglieresti, secondo te? Cioè, ecco, tu hai fatto quel nome lì, io lo assomiglio tantissimo a Pogacar. È un ragazzo perché... che va veramente forte a cronometro, cioè va forte dappertutto. Io mi ha meravigliato anche in discesa. In discesa con strade bagnate, non ha paura di niente, è sempre lì davanti, è un ragazzo
anche intelligente tatticamente. Non... A cronometro, momento... a cronometro qua... Antonio? A cronometro Antonio come va? Guarda, va forte, ha avuto un problema in, nella cronometro che gli si è abbassata la sella e ha pedalato con 3-4 centimetri con la sella bassa e non ha voluto cambiare la bici perché dopo abbiamo calcolato che fermarsi e ripartire, allora ha voluto rischiare con questa sella più bassa, però dai, ci ha comportato poco, ha perso un... non ha perso niente rispetto ai suoi avversari di classifica, non ha perso niente. Antonio, io volevo chiederti che cosa dà ad un corridore che ovviamente, come Ayuso in questo caso, ma come tanti altri, sta per affacciarsi al mondo del professionismo, un Giro d'Italia corso da leader, anche se under 23, perché insomma io scorrevo un po' gli albi d'oro degli ultimi anni del Giro d'Italia under 23, insomma Sivakov, Lucas Hamilton, Jai Hindley, Alexander Vlasov, Joao Almeida, Robert Stannard, Thomas Pidcock, Einer Rubio, insomma correrlo poi da protagonista nel salto successivo già ci sono i germi del leader, cioè ti insegna anche a essere leader, a governare una grande corsa nel professionismo? Questo ragazzo qui è un talento, talentuoso, veramente forte, e non ha paura di niente, e già ragiona da leader, anche se ha appena 18 anni. È un primo anno, però veramente ha delle qualità incredibili, anche come ragazzo, un ragazzo intelligente, ascolta, però lui vuol vincere tutte le gare, lui le vuol vincere, e abbiamo tentato anche di frenarlo alle prime tappe, gli ho detto stai tranquillo perché sennò abbiamo tutta la responsabilità addosso, però non lo ferma nessuno. È incredibile. Magrini, cosa ne pensi? Ma io, sai, Antonio, ciao. Prima che arrivasse il Giro d'Italia lo sapevo, cioè me l'avevano già detto, che era un talento, e quella, la domanda è dove l'hai trovato? Perché cioè, non è che lo prendi nel Tide come una volta c'era il Tide, no? Non so, ora noi siamo un po' vecchi, magari le giovani leve non sanno che cos'è il Tide, ma era quei fustini dove c'era dentro il regalino, no? Secondo me questo è una, a parte che vabbè, tu hai anni di esperienza e hai tirato fuori un sacco di corridori che sono lì ancora e che vanno forte. Ecco, ma come chi te l'ha segnalato? No, questo qui la verità ce l'ha segnalato proprio la UEA, che con Maxim, che tu conosci bene, e lui mi ha parlato di questo ragazzo qui, mi ha detto guarda, l'anno prossimo lo vorrei dare a una squadra, e ce l'ha data a noi. Ha detto guarda che va forte, va bene, lo prendiamo. Non mi aspettavo che andava così forte, però già quando l'abbiamo portato in ritiro con noi, il ritiro invernale, abbiamo visto che aveva una marcia in più. E si vedono subito i campioni comunque. Ci scrivono da casa, considerare già fenomeni questi ragazzi non è un po' troppo, nel senso che li si carica di troppa pressione, Antonio? Ma sì, parlare anzi, di un ragazzo domanda, giovane, anche a me da un po', però... Come andrebbero gestiti? Ecco, ti rigiro un po' la domanda, dai. No, sicuramente va gestito... Cioè, a noi le abbiamo fatto fare tutte corse importanti perché era giusto, perché lui aveva proprio un'altra marcia e ha fatto solamente corse importanti e le ha vinte quasi tutte. E poi va gestito, perché lui adesso dopo il Giro d'Italia lui passa già con la squadra dei professionisti, e anche lì farà un percorso un po' più chiamiamolo tranquillo. Infatti adesso la prossima gara che farà il Giro dell'Appennino, farà Lugano, farà delle corse un pochettino, chiamiamole tra virgolette, secondarie.
però già è, come ripeto, questo qui è un ragazzo veramente ha tutte le carte in regola per diventare un campioncino. Poi però ha tutto veramente. Antonio, ti posso dire una cosa, vedendo anche queste immagini così, ma lo sai una cosa? Che assomiglia molto a te da corridore questo ragazzo? E nel modo in cui pedala, dico, adesso poi le qualità sono tutte sue, però assomiglia molto a te da corridore, perché io... Vabbè, noi ci conosciamo da vecchia data, quindi tu sei stato il mio incubo di quando ero un ragazzino, quindi... Però veramente assomiglia molto, ma molto a te come pedala questo ragazzo. Guarda, credimi, lo sai che rivedendo le tappe nel pomeriggio, dopo la gara, vengo qua in camera e mi vedo le tappe, sinceramente l'ho pensato anch'io e... quando eravamo giovani, sì. Poi purtroppo un po' di sfortuna che tu sai che ho avuto, eccetera, però questo qui è tutta un'altra cosa. No, io lo sapevo già, per dire, di questo ragazzo, pur non avendo fatto niente di particolare, però a volte basta una fiammata, anche me ne avevamo parlato già alla Eguiglia. Esatto. Perché già alla Eguiglia aveva fatto vedere un qualcosa di particolare, no? Cioè, poi sai, io ho avuto la possibilità di stare vicino a Bisseger, per esempio, no? Che è un altro giovane, insomma, che ha vinto una bella corsa ieri a cronometro. Cioè, io credo che, per rispondere all'amico da casa, non c'è più il discorso dei giovani, la pressione. Questi qui sanno già prima, non è come noi che si faceva i dilettanti, se andava con un Bertone voi, io andavo con Benedetti, se andava alle corse, ma se andava a mangiare tutti insieme. Cioè, oggi sanno già cosa fare, cosa non fare, anche negli allenamenti e anche le corse le interpretano in una maniera diversa rispetto a quello che era il nostro mondo. Per quello che io insisto a dire, è cambiato tanto il ciclismo. Questo ragazzo è sicuramente un ragazzo talentuoso, perché ragazzi, cioè, ha fatto dei numeri, al Giro d'Italia è emerso ancora di più, però ha vinto il Belvedere, ha vinto il Piva, cioè ha vinto corse che, insomma, quando da dilettante cioè vinci quelle corse lì, vuol dire che c'è qualcosa, ma non è tanto il fatto che vince, è come le vince. Esatto. Perché lui si è messo in evidenza anche, scusa, si è messo in evidenza anche al Coppi e Bartali. Sì, anche la settimana Coppi e Bartali aveva fatto una tappa. Fatto un quinto, un sesto. Bravo. Quindi sarà già visto anche lì. Sì, sì, infatti. Antonio, scusami un attimo, sì. Noi da questo Giro d'Italia Under 23 volevamo anche delle risposte dal movimento ciclistico italiano per capire se effettivamente stavano venendo fuori qualche bel corridore. Tu che sei un grandissimo conoscitore del ciclismo dilettantistico, che cosa stai vedendo di positivo dal ciclismo italiano? Va bene, guardi, io ti dico la verità, cioè adesso il primo, cioè, andando indietro, abbiamo noi Verre, Alessandro Verre, che corre, sì, con noi, che veramente sta andando molto forte e lavora anche per mantenere la maglia. È quinto in classifica, oggi è passato sesto per pochi secondi. Poi ho visto che ci sono dei bei giovani promettenti del primo anno, che vedo che stanno andando molto bene, quindi, cioè, io sono sicuro che anche l'Italia fra un po' vedrai che arrivano qualche bel corridore. Non è vero che il ciclismo diciamo italiano sta perdendo qualcosa, e ci sono dei bei giovani, guarda, ne ho visti 4 o 5 veramente buoni che arriveranno. Peraltro ci hanno scritto, noi siamo per salutare Antonio Bevilacqua, che ringraziamo ovviamente, perché insomma noi quando l'abbiamo presentato all'inizio di quest'anno, la loro squadra, loro hanno fatto la presentazione dentro
lo stadio dell'Atalanta, e noi abbiamo detto sarete l'Atalanta, in realtà sembra un Manchester City della loro categoria, altro che Atalanta, il Paris Saint Germain, il Chelsea che ha vinto la Champions League, però insomma. Oh, ci scrivono da casa, Luca, Ayuso in salita quando è seduto ricorda Ulrik. Ecco, un'altra somiglianza, vedremo, va bene. Un po' il peso forse. Forse per il peso. Antonio, scusami sì. Jacopo, quanto è alto Ayuso? È 1,80. Giusto. 1,80. Sì. E quindi ci sta? Ci sta sì, perché è fisico perfetto, poi si vede. Pesa 64 kg. Longilineo, pesa sì. Poco, si vede un ragazzo... io ti dirò, guarda, come l'ho visto pedalare, io tiro fuori un nome dei nostri tempi, Baronchelli, tista. Ho corso anche assieme a Baronchelli. I paragoni sono importanti, I paragoni sono di quelli importanti. Antonio, io ti ringrazio, in bocca al lupo per questo finale di Giro d'Italia Under 23. Grazie, buonasera. Ciao, Luciano, ciao Magrini, ciao. In bocca al lupo al suo Ayuso, al suo Verre, alla Colpac, ovviamente anche all'Aran Veus di Umberto Di Giuseppe, altrimenti poi ci bacchetta, Poi, noi stiamo cambiando argomento. E torniamo in Abruzzo e diamo la buona serata all'assessore allo sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei. Buonasera, assessore. Buonasera a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Invito perché, lo ricordiamo, perché questo fine settimana Montesilvano è stata di fatto la capitale del triathlon giovanile. Assessore, non me ne voglia, ma io quando sento triathlon già faccio fatica e comincio a sudare ancora solo a nominarlo il triathlon, però è stata una due giorni molto molto bella, tanti atleti, sono stati assegnati i titoli e per il Comune di Montesilvano immagino che sia stato un fine settimana da ricordare. Sì, sì, assolutamente sì, ma anch'io mi sono limitato a guardare, chiaramente non ho partecipato. Certo. Anche se te, insomma, tra i pali eri fortissimo, però insomma niente a che fare con la bici. No, no, ma infatti io mi stancavo solo a vedere, sono stancato solo ad osservarli. No, comunque, scherzi a parte, è stata una manifestazione meravigliosa perché siamo riusciti ad intercettare questo evento che per 12 anni consecutivi si era svolto a Porto Sant'Elpidio e lo abbiamo intercettato veramente last minute, per cui abbiamo avuto anche molto poco tempo per poter organizzare tutto a livello autorizzativo, logistico, ma nonostante questo siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. È una manifestazione che smuove numeri importanti, perché nonostante quest'anno sia stata realizzata a mezzo servizio, perché per via del Covid alcune competizioni come i campionati universitari che sono dentro questa competizione o mi pare anche la corsa campestre, finale nazionale di corsa campestre, non sono state realizzate, altrimenti la manifestazione dura una settimana. Ad ogni modo, comunque ci sono stati oltre 1500 atleti per ognuna delle due giornate di evento, e per un totale di oltre 4000 presenze, perché diciamo il plus del campionato giovanile dal punto di vista turistico è che, a differenza magari di un torneo di adulti, chiaramente il bambino, il ragazzo, perché le fasce d'età andavano dai 6 ai 18 anni, no? Il ragazzo quando si muove spesso e volentieri viene accompagnato dai genitori, per cui diciamo che a livello di presenze sul territorio, in un momento di fine pandemia e l'estate che non è ancora parte, raggiungere questi obiettivi è stato importante e significativo per tutta l'economia cittadina. Anche perché insomma abbiamo visto delle bellissime immagini, la nostra la spiaggia abruzzese, il mare abruzzese, il lungomare, ecco vedete immagini dall'alto di Montesilvano. Peraltro questa è una zona, assessore, che era stata già impegnata tempo fa con un grandissimo evento ancora più grande di questo, che però riguardava la musica. Sì, sì, ormai è stato soprannominato tratto Jova Beach Party, quindi a tutti gli effetti ormai abbiamo riscoperto un luogo che si presta benissimo per ospitare eventi e manifestazioni, quindi non solo diciamo di intrattenimento e musicali, ma come abbiamo visto in questo fine settimana anche sportivo. In questo stesso tratto, nelle prossime settimane,
ospiteremo anche una tappa del campionato italiano di beach volley. Assessore, ti chiedo cosa pensi che possa lasciare in eredità un evento come questo, come insomma il triathlon giovanile con questa grande rassegna che avete ospitato? Allora, innanzitutto mi rendo conto che è uno sport in ascesa molto molto sensibile. E quindi è anche, diciamo, prendiamo una manifestazione che nei prossimi anni secondo me non potrà che addirittura aumentare. E cosa significa? Significa tanto, perché avere la possibilità di ospitare sul territorio ragazzi, soprattutto ragazzi, che poi, come vi dicevo prima, sono accompagnati da famiglie, ma la cosa bella è stata avere dei riscontri davvero molto positivi da tutti quanti. Noi non sapevamo, perché è la prima volta che realizziamo un evento del genere, come vi dicevo, abbiamo avuto anche pochissimo tempo. Però per farti un esempio molto semplice, ho scritto un post di ringraziamenti su Facebook l'altro ieri, all'indomani della conclusione dell'evento, e il post è stato condiviso dal presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, che ha detto, proprio ha scritto testualmente, di aver trovato una location eccezionale, un'amministrazione che ha saputo, insomma, promuovere adeguatamente l'evento. Ma inoltre nei commenti, cosa che non mi aspettavo, tanti non atleti, ma ecco, familiari, mamma e papà dei ragazzi che hanno partecipato, che sono venuti a Montesilvano, si sono complimentati con l'organizzazione, ovviamente, ma anche e soprattutto per, diciamo, l'ospitalità di albergatori e attività commerciali, balneatori, e per la bellezza del nostro mare. Quindi questo non può farci che enormemente piacere. Luciano? Sì, buonasera assessore, la ringraziamo per l'intervento. Io ho assistito per un'oretta a questa manifestazione e veramente mi sono anche un po' emozionato, perché mi sono rivisto anche un attimo ex atleta da ragazzino, perché poi le grosse difficoltà dello sport sono appunto a quest'età. E li faccio complimenti, perché poi mi auguro che lo sport in Italia è in grandissima crisi. Quando si investe sui giovani, come avete fatto voi, potrebbe essere la strada vincente per ridare molta vitalità alle attività sportive. Io mi auguro, perché noi viviamo in questo momento delle nazioni nel mondo, anche piccolissime, che però con gli atleti sono veramente vincenti. Io mi auguro anche che ci sia, adesso lei è un piccolo amministratore di una città importante come Montesilvano, ma che lo Stato si avvicini allo sport giovanile con progetti statali, con educazione, perché noi abbiamo bisogno di atleti, di vertici, però se non partiamo da manifestazioni bellissime come avete fatto voi, e anche a livello organizzativi siete stati perfetti, ve lo dico perché ho assistito anche ad altre manifestazioni sia in Abruzzo e in altre parti d'Italia, e vi dico che chi ha curato l'organizzazione sono stati veramente delle persone in gambissima. Quindi io mi auguro che questa manifestazione sia solo un momento iniziale di eventi rivolti allo sport, ma rivolti allo sport giovanile. No, sono assolutamente d'accordo, anche perché poi sappiamo bene tutti i valori di vita che lo sport in generale, ma qualsiasi genere di sport, porta con sé a livello educativo, anche a livello di crescita dell'individuo, no? Il fatto di condurre comunque una vita sana, regolare, lavorare e avere degli obiettivi nella vita, quindi conoscere il significato del sacrificio, del successo, del traguardo, della fatica, insomma, e farlo già da età, ecco, appunto, giovanili è fondamentale, per cui mi trovo assolutamente d'accordo con l'intervento, e noi come comune continueremo su questa strada, però è vero che un input importante dovrebbe venire chiaramente dal governo centrale. Assessore, io ti ringrazio
Cioè, del tu non me ne volere, ma insomma, io quando ho cominciato questo lavoro difendevo i pali di tante squadre. Insomma, io chiamando Alessandro Pompei assessore, ho anche un certo imbarazzo. Ricordo un campionato eccezionale con il Migliani, con battaglia con l'Aquila fino all'ultima giornata. Prima, poi, peraltro, in un'annata drammatica, era il 2009. Prima del terremoto. Esatto, va bene, grazie assessore. A voi, grazie mille, è stato un piacere, buon proseguimento, buona serata. Grazie ad Alessandro Pompei, assessore allo sport del comune di Montesilvano. Come promesso, noi ci vediamo la rubrica, il nostro Moreno di Labbio, che oggi, grazie alla dottoressa nutrizionista Leva, Stefania Leva, ci parla dei carboidrati, che non so a quanti piaccia, a me sì, però immagino che sia questione un po', carboidrati piacciono un po' a tutti. Vediamo come andrebbero assunti in bicicletta. Vediamo. Cari amici di Velò, in questa puntata volevo tornare a parlare di nutrizione sportiva con la dottoressa Stefania Leva, di quali sono i nutrienti che bisogna assumere durante gli allenamenti e la prestazione e di quanto sia importante allenare non solo i nostri muscoli, ma anche l'apparato digerente per poter offrire una prestazione ottimale. Buonasera telespettatori di Velò, ben ritrovati per questo appuntamento con le pillole di nutrizione sportiva. Oggi vi voglio parlare dei carboidrati, degli zuccheri da utilizzare durante lo sforzo, quindi sia esso allenamento che gara. In linea generale, teorica, universale, più è lungo lo sforzo, più la quantità di zuccheri da usare durante deve andare ad aumentare. Ovviamente questa regola non è fissa e removibile, ma bisogna sempre far calzare addosso all'atleta che abbiamo di fronte una strategia ancora più personalizzata, che quindi va studiata con il professionista della salute di riferimento. Allora, in linea teorica, se noi abbiamo un allenamento, una gara, uno sforzo che dura dai 30 ai 75 minuti, non è quasi necessario assumere zuccheri sotto sforzo, ma potrebbe anche semplicemente bastare il mouth rinsing, ovvero il risciacquo della bocca con una bevanda zuccherata, con una bevanda sportiva che contiene zuccheri. Questo semplice risciacquo, senza neanche ingoiare gli zuccheri, va a stimolare delle aree del nostro cervello che ci fanno percepire meno la fatica, lo sforzo, quindi comunque avremo grandi benefici, soprattutto a livello di sensazione di benessere. Se lo sforzo dura dalle 1 alle 2 ore, iniziamo ad avere una quantità di zuccheri ben precisa da utilizzare, quindi sono all'incirca 30 grammi di zuccheri per ogni ora di sforzo. Questi zuccheri possono essere un singolo tipo o una miscela di più zuccheri. Poi, ancora oltre, se arriviamo fino a 2-3 ore di sforzo, arriviamo anche fino a 60 grammi ora di zuccheri nell'esercizio. In questo caso, sicuramente le fonti multiple sono ancora più utili di quelle singole, perché miglioriamo l'assorbimento di tutti questi zuccheri, cioè massimizziamo la possibilità di assorbire tutti gli zuccheri che stiamo mettendo dentro. Questo discorso dell'assorbimento, quindi del lavoro che deve fare anche il nostro intestino, è molto importante ed infatti bisogna allenare l'intestino ad accogliere questa quantità di carboidrati sempre crescente, facendolo già in allenamento per svariate volte. Quindi bisogna fare delle prove generali molto di frequente per capire qual è anche la propria tolleranza agli zuccheri, che altrimenti hanno molti effetti collaterali, soprattutto a livello gastrico e intestinale. Pensate che addirittura in sforzi molto prolungati, molto intensi, si può arrivare anche a 90 grammi ora di zuccheri. Quindi capite bene che se non si è preparati già con un allenamento dell'intestino, possiamo avere degli effetti collaterali. Quindi bisogna sperimentare in allenamento prima che in gara.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Ultima parte di Velo per questa sera, insomma prima della pubblicità abbiamo parlato del triathlon. Innanzitutto diamo la buona serata e il benvenuto in piattaforma a Marco Capoferri. Ciao Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Prima di venire da te chiedo a Riccardo che cosa, insomma che idea ti sei fatto di questo appuntamento di Montesimano, non dei carboidrati. Io ammetto che a quest'ora, soprattutto non avendo cenato, mi sono chiuso le orecchie, sono scappato, io non volevo neanche sentirsi parlare di roba da mangiare. Però tornando seri, di questo appuntamento molto molto bello e che soprattutto incentiva quel ciclismo giovanile che poi abbiamo sempre detto che dovrebbe, come ha detto anche Luciano, dovrebbe essere la base su cui costruire, insomma se non ci sono le fondamenta poi è inutile sperare che arrivino grandi campioni. No, penso che il triathlon è un'altra disciplina molto bella, tant'è che nell'86, visto che io a correre a piedi andavo anche abbastanza bene, quando smisi di correre Volevo intraprendere un po', ma a quei tempi ancora in Italia erano in pochi a farlo, a nuoto non era un granché, però a piedi andavo forte e mi era venuto quasi la voglia di cominciare a fare il triathlon. Poi siccome avevo bisogno di carboidrati e hai lasciato verde. Senti, in 5 secondi però, mi dici se poi l'hai vista una mucca svizzera oggi pomeriggio? Ma neanche mezza. L'abbiamo vista al Delfinato, l'abbiamo vista anche ieri. Anche ieri o ieri l'altro, comunque c'erano le mucche. Oggi però con quelle belle vallate, con questi monti, con la neve ancora, insomma, sono andato un po' a cercare fantasticamente qualche mucca dal latte e non c'è stato verso. Sai quelle belle muccone col campanaccio, no? Belle, che stanno là al pascolo. Ecco, lì mi sarebbe piaciuto vedere una mucca, però avevo visto dei cavalli, questo è importante. Chissà se ci sono durante la bike marathon del Gran Sasso, lo chiediamo a Marco. Ciao Marco, ti abbiamo introdotto in maniera un po' ironica, perdonaci, ma insomma siamo così, ci facciamo due risate giovedì sera per un'ora e 40 minuti, cerchiamo di prenderla sul ridere, perché poi in realtà tornando seri, domenica c'è la bike marathon del Gran Sasso, la prima dei due appuntamenti, però intanto raccontaci che tipo di manifestazione dobbiamo aspettarci. Certamente un paesaggio fantastico, almeno a livello del Giro di Svizzera. Sì, tu hai introdotto ironicamente gli animali, quindi io ti dico appunto che è una gran fondo in mezzo agli animali, quindi alle mucche e ai cavalli. No, il paesaggio è quello che conoscono in tanti, uno scenario veramente unico. La manifestazione si svolge completamente all'interno del Parco Nazionale Gran Sasso e abbiamo poi la grande fortuna che gli enti hanno accolto la nostra richiesta, ormai siamo al terzo anno, quindi la terza conferma di strade chiuse, una manifestazione che non nascondo, noi copiamo quella principe, diciamo, come evento, quella Maratona dei Dolomiti, e quindi cerchiamo di farla nello stesso modo. È apprezzata appunto perché lo scenario unico e le strade sono chiuse. Tant'è vero che quest'anno siamo arrivati alla terza edizione ad avere 1000 iscritti, siamo felici di questa cosa e niente, ci prepariamo a fare un evento ancora più bello, insomma un evento straordinario. Siamo pronti, dai! Senti, ci descrivi un po' quale sarà il percorso, partenza, arrivo? Allora, si parte da Fonte Cerveto, che è la base della funivia del Gran Sasso, si attacca subito la salita e si va sulla piana di Campo Imperatore. Subito 20 km a 1800 metri e poi si va in direzione Castel del Monte. A Castel del Monte c'è la deviazione per un percorso medio di 110 km e un percorso lungo che scende giù la valle verso Ofena di 135 km. Tutti e due i percorsi poi risalgono e fanno Campo Imperatore e per poi riscendere a Fonte Cerveto. Quest'anno non c'è il percorso corto, che era praticamente salire e scendere la famosa salita di Marco Pantani, insomma, quindi c'era anche l'occasione di misurarsi un po' con il tempone che fece Marco nel giro del 99. È stata purtroppo scartata per una questione di ordine pubblico, insomma,
però per il resto abbiamo confermato due percorsi su tre. C'è entusiasmo, insomma, abbiamo deciso di lasciare un altro giorno in più le iscrizioni aperte perché stiamo ricevendo veramente tante telefonate. Dovevamo chiudere alla mezzanotte di questa sera, abbiamo concesso ancora 24 ore perché qualcuno ha detto un altro giorno, insomma, quindi a mille comunque vogliamo chiudere perché con la prefettura c'è stato questo accordo, questa intesa. E anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli enti, perché dare un permesso di chiusura ad un comprensorio intero come quello del Gran Sasso, in un periodo, insomma, dove post-Covid, dove tutti vogliono andare in montagna, hanno voglia di andare, escursionisti, motociclisti, riservarci questa mezza giornata per noi è veramente una cosa importante. Grazie a tutti quelli che si sono adoperati. Assolutamente, questo è il sito web. Alessandro, hai da fare domenica? Te la sentiresti? No, guarda, io... No, domenica... Te le conosci però queste salite? Le conosco a memoria, l'ho fatte un paio di volte. Ma una volta erano tranquille, adesso è un po' più complicato. Peraltro abbiamo perso anche l'abitudine, Maurizio, mi rivolgo alla regia, perché di solito Maurizio quando presentava una corsa iscriveva me e poi facevamo finta di iscrivere. Io mi sarò iscritto a 400 manifestazioni, mai partecipata ad una. Luciano, su questa manifestazione? No, innanzitutto ti ringraziamo Marco per il tuo intervento. Ascolta, c'era grande sete di ritornare a praticare queste gran fondo dopo la stagione giustamente disastrosa dell'anno scorso. Però tu sei un vulcanico organizzatore, oltre a questa di domenica possiamo dare anche i prossimi appuntamenti di tutto quello che fai tu, ma soprattutto il tuo staff, perché so che avete uno staff organizzativo di eccellenza. Sì, con gli amici Ezio e Raffaele che avete conosciuto l'anno scorso organizziamo anche tanto triathlon. La federazione, la FITRI, ci ha assegnato nel 2019 i campionati italiani triathlon olimpico a Cervia. Quest'anno abbiamo fatto il duathlon al San Benedetto del Tronto e quindi ci un po' barcameniamo, per modo di dire, tra Gran Fondo e triathlon. Faremo il 10 ottobre anche la bike marathon della Maiella con arrivo e partenza a Pesco Costanzo. Insomma, l'amministrazione ci ha chiamati, vedendo quella del Gran Sasso, vogliono un qualcosa anche nel Parco Nazionale della Maiella. E poi il triathlon da quest'anno facciamo una scommessa vera e propria, noi l'abbiamo chiamata così, però l'avevamo già messa in cantiere da qualche anno, facciamo l'Ironman sul Gran Sasso. È un progetto ambizioso, praticamente partiremo dal lago di Campotosto, l'evento si chiamerà Eagle X-Men, premetto, faremo i 3,8 km sul lago di Campotosto, poi 180 km di bicicletta e saliremo Campo Imperatore per fare un po' il percorso lungo della bike marathon, si ritorna a Fonte Cerreto, da lì 42 km a piedi lungo la Valle del Basso, non so se conoscete bene la zona, per poi la chicca finale, gli ultimi 6 km di corsa a piedi in verticale sotto i piloni della funivia con arrivo a Campo Imperatore. Quindi è una scommessa. Vengono in 5 a farla quella lì. Cioè. Quando, Riccardo, guarda, quando abbiamo fatto sta cosa, tra di noi siamo detti, vabbè, verranno una trentina di matti, stiamo già a 180 e a oltre, manca un mese e mezzo dall'evento. Molti stranieri, un evento che anche qui è esploso e ancora non facciamo la prima edizione. E niente, siamo entusiasti di questa cosa, il progetto parte vincente fin da subito e anche le istituzioni, insomma, l'hanno voluto abbracciare subito, immediatamente. Marco... E poi c'è un'altra mezza follia che in confidenza ti ho fatto, Luciano, con l'amico Giancarlo Brocci. Partiremo, abbiamo fatto un'edizione zero di Nova Eroica a Castel del Monte domenica scorsa. Diciamo è stata un'edizione non pubblicizzata, un po' ad invito, una settantina di amici siamo ritrovati e abbiamo percorso il Gran Sasso e lì insieme a Giancarlo stiamo riscoprendo un po' le strade bianche, le vecchie strade della Baronia, della Transumanza per intenderci,
E c'è un progetto interessante con la regione e con i comuni per cercare di rimettere a posto queste strade e provare a fare qualcosa di importante sotto il marchio Eroica. E niente, la prima edizione sarà a giugno 2022. Sarete informati tutti. Assolutamente. Beh, peraltro, giustamente, Maurizio ha provato a fare l'iscrizione, ha detto che gli serve l'IBAN. Ora purtroppo, Maurizio, non posso dartelo in diretta, quindi magari rinviamo al 2022, prossima edizione magari. Va bene. Oh, rivediamo un attimo il sito web, perché tra poco dobbiamo salutare Marco, dobbiamo dare i prossimi appuntamenti. Vediamo il sito web, eccolo qua, Road Bike Marathon, dove trovate ovviamente la possibilità di regolamento, la possibilità di iscrivervi a questa edizione. Peraltro, Maurizio mi ha mandato la foto. Ci sono altri 133 posti disponibili, vero Marco? Allo stato attuale. E questo era fino a domenica, adesso li abbiamo esauriti, infatti. Ah, ok, quindi esauriti. Dobbiamo chiudere. Stamattina ne erano rimasti 37 di posti. E allora niente. Quindi io penso che non sono aggiornato, sono rimasto stamattina, ma sarà già arrivato a 1000, quindi siamo costretti a chiudere perché l'accordo con gli enti, con la prefettura era così, 1000. È chiaro. Per una terza edizione siamo molto soddisfatti, devo essere sincero. Assolutamente sì. Posso chiederti in 20 secondi, per voi che lo organizzate, cioè quanto ci manca per arrivare, non dico alla Maratona delle Dolomiti, però per arrivare insomma a uno standard che è quello che è gigantesco? Bisogna porsi sempre degli obiettivi e guardare chi è più bravo di te e copiare, non c'è niente da inventare. Partiamo con gli stessi standard qualitativi di base, mi permetto di dire, che è quello appunto della chiusura delle strade, avere uno scenario unico che qualche amico trentino mi ha detto forse anche più bello delle Dolomiti, semplicemente perché non incontri una casa, non vedi un hotel e sembra che sei proiettato. Se non fosse per la lingua di asfalto, si potrebbe dire che nel tempo è stato sempre così quel luogo, no? Quindi lo scenario è veramente unico. Ricordo nel 2018, quando arrivò il Giro d'Italia, proprio lì sopra, ed era in fuga Frapporti, mi pare che era il ragazzo dell'Androni, mi colpirono delle immagini Rai, che questo ragazzo quando arrivò sulla piana di Campo Imperatore, cioè, si guardava intorno come per dire dove sono. E fu bellissima questa cosa, ed è la stessa scena che fanno i ciclisti, come si arriva su da Santo Stefano di Sessanio, si arriva su al Lago Racollo e tu c'hai tutta la piana di Campo Imperatore, 20 chilometri che vedi, si può dire, a colpo d'occhio, e di fronte a te proprio il Gran Sasso, il Corno Grande, il Corno Piccolo, e quindi li vedi che rimangono a bocca aperta, e poi quando arrivano dicono di aver vissuto una giornata unica, insomma, perché ti lascia questa bella sensazione il Gran Sasso. Adesso non so se Riccardo c'è stato, immagino di sì, ma la prima volta colpisce veramente tutti. Riccardo, risposta flash, mi scrive Maurizio. No, il Gran Sasso è bellissimo. Quando tu vai a fare il Saslong, cioè che vedi il Saslong a Corvara, il Gran Sasso è ancora più maestoso. Non per piaggeria né per rufianaggine, perché è così, è ancora, come diceva Marco, ancora sembra quasi inesplorato ancora, e quindi è proprio lì il fascino. Vediamo gli appuntamenti di questo fine settimana, Maurizio, con l'ausilio della grafica. Eccoli qua, sabato 12 giugno, trofeo pedale Teate dal Sport 74 per i giovanissimi a Contrada Pescarina, e poi domenica 13 giugno, secondo trofeo Avis Memorial Angelo Menna, cicloturismo a Vasto, sempre domenica la Bike Marathon del Gran Sasso, ovviamente a Fonte Cerreto, ovviamente in bocca al lupo a Marco Capoferri e tutti quelli che si occupano dell'organizzazione della Bike Marathon, e poi sempre domenica Valle Peligna Bike Tour, pedalata non competitiva a Sulmona, ovviamente provincia dell'Aquila. È stata una lunga serata. Io in 19 secondi saluto Luciano Robottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie, in bocca al lupo ad Alessandro Spezialetti. Ciao Alessandro, grazie per essere stato con noi. Buonasera. Grazie, e in bocca al lupo a Marco Capoferri. Ciao Marco, in bocca al lupo per domenica. Ciao a tutti, viva il lupo. Buon finale di Giro di Svizzera e ci vediamo giovedì prossimo. A Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buona serata.
Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Maurizio Daguin, regia. Ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.